Ciao a tutti, siamo sulla Casilina a Roma e sono le 7 del mattino. Sveglio alle 7 del mattino, un'intervista. Intervista? No, che intervista? Tutti i giorni il giornale che viene in intervista. Senta, no, ma... Stai buona, stai. Si è svegliato già incazzato. Ha tante interviste politiche, io sono di sinistra, perciò è nulla. Bravo! Allora vai. Ma non era politica! Non era politica! No, fare politica! Era sociale la mia intervista, sociale! Sociale, sì. Ma è sociale! Cioè, perché lei si è alzato incazzato? Sociale, perché lei si è alzato incazzato? Ci sarà un motivo? Perché siamo tutti incazzati? Perché stiamo male? Perché stiamo male? Che dipende da noi? Che dipende da voi, gioventù, che non ci avete fantasia di studiare e aiutare il prossimo, come il Papa che è di oggi. Quello rivoluzionerà il mondo. Perché si è accorta che anche la Chiesa si accaparra di soldi. Scusi, ma secondo lei il Papa non è stato messo apposta, il Papa buono adesso? Non è Papa buono, che siamo tutti incazzati. Questo è il Papa sociale. L'hanno messo apposta. Dice che si porta la sua portaborse, si porta la sua 24 ore, è un uomo che perlomeno rispecchia quello che l'hanno faceva fatto Dio. Apposta a mettere lui. Ma che l'ha fatto apposta? Ma che noi ci abbiamo così ci calmiamo. Ci abbiamo gente in Berlusconi che fa schifo. Anche verso la sua famiglia, mette al mondo i figli e sa che va con i minorenni, ma secondo me siamo tutti così incazzati perché viviamo male. Perché viviamo male? Che se no, se vivessimo bene. La generazione che non ha fatto niente. Guarda i cinesi, col comunismo sono diventati capitalisti. I cinesi con un pugno di riso sono diventati padroni del mondo. Come hanno fatto? Noi c'avevamo Michelangelo, tu. I muratori, i bravi italiani, no, dalla Romania, perché sono più buoni, i giovani nostri sono capaci. Arrivederci. Arrivederci.